Parla tifoso dell'Azzurra. Il calciomercato è ancora frenetico e il nome di Ottavio torna a circolare nell'orbita del club azzurro. Secondo quanto riportato dalla stampa portoghese, il centrocampista del Porto sarebbe interessato al Napoli e il club italiano starebbe sondando la possibilità tramite intermediari. L'avvocato di Ottavio si sarebbe addirittura presentato in Italia per indagare sulla situazione. Tuttavia, il contratto di Ottavio con il Porto ha una clausola rescissoria molto alta, fissata a 40 milioni di euro, e che dovrebbe salire a 60 milioni dal 15 luglio. L'attuale contratto del giocatore, che è nato nel 1995 a 28 anni, è valido fino a giugno 2025, il che gli rende difficile lasciare il Porto. Il quotidiano Abola sottolinea che, vista la politica seguita da Aurelio De Laurentiis durante il suo mandato, sembra improbabile che il Napoli faccia un investimento così alto per un centrocampista di talento come Ottavio. Anche senza considerare la clausola rescissoria, il valore di mercato del giocatore si aggirerebbe intorno ai 35 a 37 milioni di euro, una cifra considerevole. Il Napoli sta valutando la possibilità di ingaggiare Ottavio dal Porto, ma deve affrontare delle difficoltà a causa dell'elevata clausola rescissoria e del valore di mercato del giocatore. Nonostante l'interesse reciproco tra Ottavio e il club azzurro, la politica di investimento del Napoli può rendere difficile una trattativa a questo livello finanziario. I tifosi napoletani attendono con ansia le mosse di mercato, sperando che la società trovi rinforzi adeguati per rafforzare la rosa e perseguire i propri obiettivi nella prossima stagione. Resta sintonizzato sul nostro canale di notizie per aggiornamenti e sviluppi su questo possibile accordo e altre notizie relative al Napoli. E tu tifoso napoletano, ti piacerebbe vedere Ottavio a centrocampo? Crede che il club debba investire sul giocatore, anche con le sfide finanziarie che comporta? Condividi la tua opinione nei commenti qui sotto e discutiamo delle possibilità di rafforzare la squadra napoletana. Forza Napoli sempre!